Finalmente possiamo mettere le mani su Ground Zeroes, in attesa dell'ipotetico e vaporoso The Phantom Pain. Kojima avrà fatto la scelta giusta a servirci questo antipasto? Scopriamolo in questa video recensione. È il 1975, vestiamo i panni di Big Boss e la nostra missione impossibile ci porta a Cuba, con l'obiettivo di compiere un doppio salvataggio. Il mondo è in subbuglio. Il gruppo di mercenari Militaire Sans Frontières ha ottenuto la possibilità di gestire armi atomiche. Snake viene a sapere che Paz, la spia che abbiamo visto in Peace Walker, è viva ed è tenuta prigioniera da Cypher in una base navale statunitense nei pressi di Cuba, dove è ospitata una struttura carceraria, Camp Omega. Anche Chico, che aveva tentato di salvare la ragazza di cui è innamorato, è stato a sua volta catturato. Salvare due ragazzi ed evitare che possano rivelare troppo a Cypher, questo è il compito di Big Boss. Ma com'è in fondo il gameplay, l'esperienza di gioco di questo Ground Zeroes? Possiamo subito dire che c'è tutto quello che ci possiamo aspettare dalla fervida mente di Hideo Kojima, ma purtroppo è tutto in piccole dosi. L'avventura principale è composta da una breve campagna ambientata all'interno del campo di prigionia, di notte e sotto una pioggia battente, con una serie di obiettivi facoltativi da raggiungere e altri elementi di contorno legati al conseguimento di trofei o alla raccolta di particolari oggetti. Ci sono poi 5 missioni secondarie disponibili a gioco finito, collocate in momenti diversi della giornata per dare un assaggio di quella che sarà una delle caratteristiche annunciate di The Phantom Pain, vale a dire il ciclo giorno-notte. La durata complessiva della missione principale è di circa 2 ore a livello di difficoltà normale, qualcosina in più settando le opzioni di gioco in modalità difficile e terminando alcuni obiettivi secondari. Sommando le altre missioni presenti dopo i titoli di coda si può arrivare fino alle 6 ore. Un numero esiguo per un videogioco, ma bisogna tener conto della natura del prodotto, che è a tutti gli effetti il prologo di un progetto che nella sua totalità dovrebbe essere enorme e che funge da tutorial per abituare gli utenti al suo gameplay e alla nuova struttura open world. L'approccio generale è libero, ma la giocabilità tende a premiare la strategia, la capacità di agire nell'ombra piuttosto che l'assalto all'arma bianca, invogliando l'utente a sfruttare al meglio le capacità di Big Boss. Quello di Ground Zeroes è uno Snake diverso rispetto a quanto visto in passato. Vedendolo all'opera si ha la netta sensazione di controllare un soldato reattivo, super addestrato per ogni tipo di battaglia. È in grado di correre chinato, di strisciare a terra rapidamente, di aggrapparsi alle sporgenze e di nascondersi dietro dei ripari, di disarmare e uccidere una sentinella in un attimo, di non lasciare traccia dietro di sé e di guidare dei veicoli. Inoltre può contare su un armamentario di tutto rispetto. Generalmente l'eroe può portare con sé fino a 2 armi primarie, una secondaria e 4 di supporto. Ben implementata l'intelligenza artificiale degli avversari, soprattutto durante le tese sparatorie. Se colpito dai proiettili, Big Boss può rigenerare la propria salute in automatico, un po' come avviene in Call of Duty, tranne quando viene ferito gravemente. In quel caso deve ricorrere a un apposito spray. Il campo di prigionia è comunque abbastanza ampio per permettere di evitare la maggior parte delle guardie, sfruttando gli aiuti che arrivano dall'auricolare e dall'uso del binocolo, che serve a marcare visivamente i soldati posti di guardia e di ronda semplicemente inquadrandoli per qualche secondo. Per eliminare furtivamente i nemici, Snake può contare su delle mosse ravvicinate estremamente dinamiche, che si combinano a seconda della posizione del nemico e del protagonista. Se una guardia si accorge invece della presenza di Big Boss, il giocatore può cercare di fermarlo prima che reagisca, sfruttando la funzione riflesso. Si tratta di un'abilità che ci permette di attivare una sorta di slow motion che concede a Snake qualche secondo di vantaggio per compiere un'esecuzione immediata, impedendo così al malcapitato di dare l'allarme. La natura old gen e next gen di questo Metal Gear Solid 5 ha costretto Konami a realizzare tutta una serie di artifici tecnici, ma il risultato è assolutamente interessante. Su PlayStation 3 il titolo è di grande impatto grazie a modelli e animazioni dei personaggi di primissimo livello e a una cura maniacale dei particolari.
Big Boss è disegnato in maniera superlativa e in generale il Fox Engine fa il suo dovere su tutti i modelli dei personaggi. La cosmesi raggiunge il suo apice nella resa degli ambienti, grazie ad un lavoro certosino sulla composizione della mappa, sulle luci dei fari e sulla sofisticata generazione delle ombre, sugli elementi particellari e più in generale sull'orizzonte visivo che lascia spesso a bocca aperta. Sulle nuove console Sony e Microsoft, Ground Zeroes offre una maggiore complessità nelle texture ed è quindi in grado di restituire allo sguardo un livello di dettaglio maggiore per quanto riguarda ogni singolo elemento. A questo si aggiunge un sistema di illuminazione più evoluto e una più realistica rappresentazione degli effetti atmosferici. A spiccare però in maniera più netta su tutte per profondità e definizione d'immagine è la versione PlayStation 4, l'unica che gira a 1080p e 60fps e che vanta una simulazione atmosferica dinamica. Ground Zeroes è splendido sotto diversi punti di vista, a partire dal gameplay, dove vecchie e nuove meccaniche si sposano perfettamente in un connubio originale ed efficace, fino al sontuoso comparto tecnico, in grado di restituire un impatto visivo decisamente notevole. Però il tutto dura poco, troppo, ed è un peccato soprattutto considerando il prezzo. È vero, ci sono le missioni secondarie, gli extra, i collezionabili e le toppe da recuperare, ma è tutto materiale che finisce solo per allungare di non molto l'esperienza. E a poco vale la giustificazione che in fondo è il prologo di un gioco che vedremo nella sua interezza probabilmente il prossimo anno. The UN's nuclear inspection. My guess is they're trying to corroborate Pass's leak. What an army without a nation. Word of our capabilities gets out. Insomma, se da un lato abbiamo un gameplay più vario e più libero, accompagnato da un impianto artistico assolutamente eccezionale, dall'altro dobbiamo tener conto di una durata veramente esigua, specie in rapporto al costo complessivo del prodotto. Missione impossibile ci porta a Cuba con il compito di compiere un doppio salvataggio con l'obiettivo, ma purtroppo è tutto in piccole dosi. Tra di facce mi è uscito un dollar a fare tutta una serie di artifici e magheggi. Vaffanculo, mi sono concentrato talmente tanto su Konami che mi sono impazzito. Assolutamente eccezionale. Dall'altro non possiamo non tener conto di sto cazzo. Insomma, no.